Ciao, sono Alessandra Tessari di Suavia. Ciao, sono Alessio Inama dell'azienda agricola Inama. Ciao, sono Gloria Dal Bosco dell'azienda Le Battistelle e questo è il Carbonare. Il toponimo Carbonare deriva dalla parola carbone. Infatti, data la grande vegetazione di quest'area, veniva qui prodotto il carbone vegetale. È molto probabile anche che sia un rimando direttamente al colore del terreno, che in queste zone è davvero molto scuro, nero come il carbone. In questa unità geografica le pendenze vanno da moderate a molto elevate, come possiamo vedere in questo vigneto. Oltretutto lo scheletro è lavorabile dai 10 fino ai 60 cm. Questo impedisce il ristagno d'acqua, anzi ne favorisce un drenaggio perfetto. L'esposizione è completamente rivolta a est, il che significa che questo vigneto riceve la luce fresca del mattino, mentre invece va in ombra il pomeriggio, evitando la luce calda del sole. Qui le temperature diurne sono inferiori alla media. L'esposizione del vigneto risente delle correnti fresche dell'Alta Lessinia. Questo permette di mantenere le uve sane e fresche fino alla loro epoca di raccolta. Siamo circa a metà ottobre. Grazie alla conservazione ottima delle uve è possibile praticare la macerazione sulle bucce a freddo. È la tecnica con la quale produciamo il roccolo del Durlo. La macerazione delle bucce andrà ad esaltare la freschezza in gioventù, mentre con l'invecchiamento andrà ad esaltare note balsamiche e di idrocarburo. Carbonare è l'interpretazione più verticale del Suave della famiglia Inama. All'assaggio delle uve sentivamo una spiccata acidità, quasi effervescente, sentori di agrumi e di fiori. Ecco che nasce quindi l'idea di vinificare questo vino solo in acciaio, un anno intero sulle fece fine. Complesso minerale, verticale appunto, sentori salini, le vecchie viti di questo vigneto garantiscono delle rese molto basse, quindi i frutti sono estremamente concentrati, estremamente maturi. Per questo vino utilizziamo solo il mosto fiore, garantendo la massima purezza espressiva. Nell'unità geografica Carbonare nasce il nostro vino Monte Carbonare. Si tratta di una Garcanega al 100%, è vinificato completamente in acciaio, a contatto con le fece fini, una mineralità molto spiccata, ma soprattutto questi sentori quasi un po' fumosi, rocciosi, che sono tipici di queste zone, della zona Carbonare. Esposizioni molto fresche e quindi anche nelle annate più calde questo vino riesce a donare sempre una particolare acidità, quindi mineralità e freschezza assolutamente.